Buongiorno amici e amiche di FC Inter News. Torniamo con appuntamenti mattutini sul canale YouTube. È tornata la Serie A, è tornata l'Inter ufficialmente, abbiamo dato via alla nuova stagione, torna anche il palinsesto completo di FC Inter News. Ogni giorno, ve lo ricordo, alle ore 12 troverete un video caricato sul nostro canale YouTube in cui analizzeremo insieme ai nostri redattori, ai nostri ospiti, quelli che sono i temi più importanti della rassegna mattutina e non solo, mentre il pomeriggio vi aspetto tutti alle ore 19 dal lunedì al venerdì per il salotto di FC Inter News, una diretta di circa 30 minuti in cui andremo ad affrontare i vari temi di giornata. Fortunatamente possiamo anche parlare di calcio, calcio giocato, non soltanto di calcio mercato. È stata una sessione, ecco, di mercato tuttavia noiosa. Chissà, magari in questi ultimi giorni succederà qualcos'altro. Ovviamente ve lo racconteremo, ne parleremo anche magari nella parte finale di questo video con il nostro Alessandro Cavasini, che ritroviamo e salutiamo. Ben ritrovato, Ale. Ciao, ciao Raffaele, ben ritrovato e ben ritrovati a tutti. Chiaramente buon campionato a tutti. Bravo Alessandro, bravo Alessandro. Un campionato che è iniziato per l'Inter con un pareggio che sinceramente Alessandro ancora oggi, lunedì mattina, se ci penso, ho un po' di fastidio, però è chiaro, dobbiamo fare chiarezza anche intorno a questa questione, anche perché l'Inter è stata la prima a scendere in campo, poi sono scesi in campo altre due big, oltre magari a Lazio e Roma, che rispetto magari no, a quelle che sono le griglie iniziali, vengono messe dietro. Rispetto ad altre squadre, mi riferisco ovviamente al Milan che ha pareggiato con una rimonta finale per 2-2 contro il Torino, ma soprattutto non ha fatto scalpore il pesante KO rimediato dal Napoli sul campo del Verona. Questa sera in campo anche Atalanta e Juventus, quindi magari avremo poi no, domani mattina il quadro completo della prima giornata, però Alessandro si tratta soltanto no, della prima giornata di campionato. Io ieri sorridevo no, a pensare a tutti i commenti che ho letto in giro no, dopo questo primo pareggio dell'Inter, in cui sicuramente Alessandro ci sono degli errori da registrare, da sottolineare, però ieri pensavano, ieri sera ho visto la formazione del Real Madrid schierata in campo e Real Madrid ha pareggiato 1-1 col Mallorca all'esordio. In attacco c'era Vinicius, c'era Mbappé, c'era Rodrigo a centrocampo, Bellingham, Tchouaméni, in panchina c'era Modric, cioè uno squadrone. Perché lo devo ricordare, ovviamente inizio campionato, ovviamente, ecco, l'importante secondo me, Alessandro, è quello di portare a casa le partite, non interessa tanto il come, però Genoa-Inter, Alessandro, io ho visto una cosa e quindi la chiedo subito a te, io ho visto l'Inter, cioè ho visto la solita Inter con le sue idee di gioco, ci sono sicuramente calciatori che sono ancora in ritardo di condizione fisica e quindi questo ovviamente va a intaccare no, sulla prestazione globale. Mi riferisco soprattutto a Chale e Mkhitaryan che sono insieme a Barella il motore della nostra Inter, ma anche a Lautaro Martinez. Però Alessandro, ho visto una squadra capace comunque di reagire al gol, creando tanto, sciupando tanto, perché poi al netto poi delle occasioni veramente ci sono anche tanti rimpianti, che va a pareggiare una partita su un campo ostico difficilissimo. Voglio vedere quante squadre no, andranno al Ferrari contro il Genoa e in qualche modo no, si imporranno come ha fatto l'Inter dal punto di vista del gioco e regala effettivamente 2 punti per 2 errori. Sono 2 gol regalati dall'Inter, quindi sicuramente c'è rabbia su questo, soprattutto poi anche per il minuto in cui è arrivato no, poi l'episodio del 2-2. Tu che sensazioni hai avuto di questa prima uscita ufficiale stagionale dell'Inter? No, è esattamente la stessa tua, l'ho anche detto nel post partita e l'ho ripetuto anche ieri dopo aver visionato Roma, Napoli e Milan, che sono, diciamo, le dirette rivali. Io ci metterei dentro pure la Lazio non l'ho vista. Le dirette rivali, insomma, per quanto riguarda la vittoria dello scudetto, attendiamo, come dicevi tu, Atalanta e Juve. Ho visto un Inter con un'identità, un Inter che è stata squadra. Non solo gruppo, ma è stata squadra, anche nelle difficoltà, e ha pagato 2 errori individuali, non errori di concetto di squadra. Ma ho visto già la solita traccia che ha accomunato l'Inter in tutti questi anni. Quindi si prosegue sul solco. E d'altre parti ho visto lontani parenti di una squadra, sia a livello di Milan che a livello di Napoli che a livello di Roma. Ieri la Roma
penso che Cagliari e Roma sia stata una delle più brutte partite a livello tecnico viste negli ultimi 25 anni di Serie A. E veramente hanno sbagliato la qualunque, anche passaggi, ma pure il Cagliari è anche passaggi da due metri. Il Milan è stato in balia del Torino a livello tattico per almeno 85 minuti, poi il Torino si è entrati tre bambini e due più Sazonov, che l'abbiamo conosciuto insomma già l'anno scorso e fa più danni nella grandine. E il Milan ha messo alcuni titolari che evidentemente non stavano benissimo, in qualche modo diciamo che ha pareggiato, ma quegli ultimi 5-6 minuti non possono cancellare la prestazione della partita tra virgolette vera, nel senso finché si era con gli 11 scelti inizialmente dagli allenatori, con una condizione diciamo accettabile, Venezia sono stati 85 minuti in cui il Torino ha fatto il bello e il cattivo tempo, e il Napoli è stato un disastro totale. Le parole di Conte penso che siano rivelatrici da questo punto di vista. Io quindi vedo un Inter, come dicevi tu, veramente una come se non fosse finita la passata stagione. È andata sul campo del Genoa, chiaramente un Genoa penalizzato tra virgolette, penalizzato dal mercato perché ha perso due titolari, sì. In Piemonte non riusciva, quindi aveva delle oggettive difficoltà il Genoa, inutile che ci nascondiamo, non è il Genoa di oggi, non è stato il Genoa di che sarà poi durante la stagione, secondo me. Però nemmeno ci si poteva aspettare un Inter così perentoria, così imperiale dal punto di vista del gioco. Ha creato anche non 10 palle gol, ma ne ha create 5-6 sicuramente, sì, anche clamorose, e tra poi il gol annullato, il rigore concesso e poi revocato eccetera eccetera, insomma diciamo che il primo tempo fosse finito 3-4-0, nessuno avrebbe potuto dire nulla, 1-1. Questo è il calcio, finisce 2-2 con una scempiaggine di Bissek, che però adesso dare la colpa a Bissek insomma mi sembra pure eccessivo, perché è un errore che arriva alla fine della partita, ma tu hai avuto tutto il tempo ma anche per segnare, perché Lautaro si mangia il gol a 2 metri dalla porta, Darmian parte un attimo prima e finisce in fuorigioco sul gol annullato a Di Marco, Thuram magari se conclude prima fa gol e non aspetta il contrasto di Badia, quindi ci sono tutta una serie di errori fatti prima, per non parlare di quello di Sommer clamoroso sull'1-0, dire Bissek, sì, Bissek ha fatto un partitone, poi lì va di testa per uno che quanti anni ha Bissek? 22 anni? 22-23? Sì, credo che sia del, aspetta, controllo al volo, ma credo che lui sia del 2000, quindi 23 deve farne 24 novembre, vabbè, eccetera. Diciamo che è uno che fino a 3-4 anni fa, praticamente per 17 anni, è uno che è stato abituato a giocare in difesa, che saltando in quella maniera non era mai fallo. Poi da 3-4 anni gli hanno detto no, guarda, è così diventa calcio di rigore. Sempre il solito discorso. Il regolamento è quello, è giusto dare rigore, però è anche vero che c'è gente che gioca da 17, 20, 25, 30 anni in un modo, e tu di punti in bianco gli dici no, guarda, cambiamo regola, adesso diventa fallo. Quindi guarda, vale per Bissek come vale per tutti. Io... Guarda Alessandro, mi servi un assist meraviglioso, perché io ho proprio dedicato l'editoriale di oggi. Non a caso, proprio a Bissek, ma perché ho detto no, è tornata la Serie A, ma sono anche tornati poi i leoni da tastiera, alcuni anche purtroppo di fede nerazzurra, di fede interista, perché ecco, è chiaro che la delusione al fischio finale un po' condiziona quelli che sono i giudizi, poi dobbiamo cercare sempre di esaminare con calma. Io credo che l'Inter ad oggi sia la squadra favorita, questo non significa che l'Inter vincerà a tutti i costi lo scudetto, ed è obbligata a vincere a tutti i costi lo scudetto, per me le armi, no? per potersela giocare assolutamente, ma anche in Europa, quindi io ovviamente ho grandi aspettative anche da questo punto di vista, però ecco, a me piace sempre vedere il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto. È stato un pareggio su un campo comunque ostico, in cui chiunque farà fatica, secondo me. La prestazione c'è stata, quindi dobbiamo anche sottolineare questo, la prestazione c'è stata, l'Inter c'è, l'Inter ha fame, perché comunque l'Inter va sotto di un gol, la va subito a riprendere, cerca a tutti i costi la vittoria, lo fa anche intendere Inzaghi con le scelte che fa durante la partita, quindi schierando il tridente pesantissimo, io lo definisco veramente pesante quel tridente lì, Lautaro, Taremi, Thuram, che anche un po' che si è sbilanciato parecchio la squadra, no? Perché poi l'Inter si trova in quei 10 minuti prima del gol di Thuram spaccati in due, col Genoa che ha tanti spazi poi per far male, però è l'idea che l'Inter vuole andarsi a prendere subito, no? La vittoria anche la prima giornata, quindi a questo punto di vista possiamo essere tranquilli. Peccato perché sono 2 punti persi, però sempre cerchiamo di restare, no? con i piedi per terra,
ora testa subito a Lecce, perché ecco, l'esordio casalingo sicuramente non va fallito, anche perché poi c'è l'Atalanta e poi la quinta giornata c'è già il derby, quindi il calendario dell'Inter è subito importante. Ovviamente tornerei anche di Genoa Inter, perché ci sono secondo me tanti punti da analizzare nel dettaglio. Alessandro, io ti faccio questa domanda: che ti aspetti, anche in virtù di quello che hai visto in Genoa Inter dal mercato, cosa serve a questa squadra, cosa l'Inter secondo te farà? Ci fermiamo soltanto a braccetto sinistro? Ma a quanto pare si sta cercando a tutti i costi questo braccetto sinistro, che secondo me sì, può essere un dettaglio, ma non la vedo come un'esigenza, almeno ci è stata venduta come tale, no? Anche ascoltando le parole di Inzaghi, di Bastoni, sembra un qualcosa per la quale l'Inter non possa farne a meno. Secondo me l'Inter avrebbe le soluzioni già in casa per sopperire a 2-3 mesi, a livello di rotazioni peraltro, perché non è che ti manchi il titolare, ti manca una rotazione, visto che quel ruolo lo può fare Carlos Augusto, quindi tra Darmian, Bissek, volendo Acerbi, secondo me lì si potrebbe fare. Io farei più qualcosa, l'ho sempre detto, sull'out di destra come soluzione alternativa a livello di caratteristiche, per il motivo per il quale era stato preso Cuadrado e poi Buchanan. So che tornerà Buchanan, per carità, però se proprio è un'esigenza, se non è tanto quella del braccetto, arriverà un braccetto, ce l'hanno dato per certo, quindi mettiamoci l'anima in pace. Palacios è il nome principale, ma non è l'unico, anche perché lì c'è una situazione complessa tra Tajeres e Independiente Rivadavia, quindi va prima risolta quella situazione, sì. Beh, credo non sia l'unico, quindi comunque arriverà, ormai mettiamoci l'anima in pace, arriverà il braccetto mancino che tanto si vuole. E io farei qualcosa in attacco. Io ho dato sempre per scontato un attaccante, che arrivasse un attaccante, evidentemente per motivi complessi non si sta chiudendo questo tipo di obiettivo. Per me resta un qualcosa di incompleto, non a livello numerico di quantità, ma a livello di qualità, perché secondo me come qualità, come caratteristiche ti manca non Gudmundsson in quanto tale, perché sennò l'abbiamo sempre detto, no? Anche noi qui ormai sono 2 mesi che ne parliamo, noi abbiamo detto Gudmundsson o chi per lui, nel senso manca un tipo di giocatore, che poi non sia uno, sia un altro, non è che il mondo finisce a Gudmundsson, peraltro è pure mezzo infortunato, infatti non, la Fiorentina ha riscontrato dei problemi muscolari, oltre alla spada di Damocle del processo, eccetera, eccetera. Io mi aspettavo un attaccante simil Correa, poi se Inzaghi ci fa La grazia e l'ennesimo miracolo di riattivare Correa e farlo tornare quello dei 3 anni della Lazio, siamo tutti contenti, perché Correa della Lazio e dei primi tempi all'Inter è un giocatore che fa non comodo di più. Se Correa è questo, e ormai sembra che il rapporto con l'Inter si sia bruciato per motivi extracampo, di ambientamento, di tempra del ragazzo, non è dato, sì, a sapersi, e serve qualcosa di diverso. Tant'è vero, e chiudo, l'ultimo cambio sull'1-1 di Inzaghi non sarebbe stato, e l'abbiamo visto, né Arnautovic né Correa, sarebbe stato Pavard per Bissek. Mi si dice sì, perché Bissek aveva la lingua di fuori, la stanco, non è che Lautaro stesse proprio meglio. Questo vuol dire che se tu sull'1-1 stai per far entrare Pavard per Bissek per dare più spinta alla va, piuttosto che mettere dentro uno dei due attaccanti che hai ancora in panchina, vuol dire che ne tutta sta fiducia, insomma, tu non ce l'hai. Magari su Arnautovic, sai, è tornato da 2-3 giorni in gruppo, puoi avere qualche alibi. Correa si è fatto tutto il precampionato, quindi Giannana, che poi potrebbe andare su Correa, l'ha anche detto Cilardino, sì, sono parole di apprezzamento. E io, Alessandro, faccio questo pensiero ormai da tempo: se Correa ecco dovesse restare, in qualche modo è un pacchetto di 5 attaccanti con Arnautovic, e tutto sommato sarebbe una soluzione, la definisco accettabile, perché a livello poi di caratteristiche hai tutto quello che ti serve. Non accetterei uno scenario come pronosticato ancora questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, che prevede l'uscita di Correa, in quel caso la sua non sostituzione, quindi un attacco a 4 completato da Arnautovic, perché anche col Genoa io ho fatto fatica a leggere quella scelta di Inzaghi lì, perché andando a schierare quel tridente lì pesante, ti manca un calciatore che, ecco, lo dovrebbe fare poi Lautaro, tra Thuram, non so, magari anche Thuram, cioè quello di giocare tra centrocampo e attacco, però poi ti sbilanci tanto. Per me serve un giocatore come Sanchez. Non so poi se l'Inter, Alessandro, possa cercare un calciatore
che possa strappare, quindi magari entrare in partite come queste bloccate, e quel giocatore lì può essere rappresentato da Federico Chiesa, perché sappiamo che Chiesa è nel minimo dell'Inter 2025. Questo, se Chiesa dovesse, ecco, restare alla Juventus e andare in scadenza, l'Inter andrebbe, no, dritta poi sul calciatore, intensificherebbe i contatti. Secondo me è uno scenario, magari, ecco, che l'Inter può sfruttare veramente agli ultimi giorni di mercato. Magari, non so, faccio questo scenario: Piazza, Correa in uscita al Genoa, si trova una soluzione, la butto lì, oppure magari l'Inter va per la risoluzione del contratto, ma sappiamo bene, no, il gioco dell'incastro dal punto di vista economico, e poi magari decide di anticipare il colpo Chiesa, anche perché la Juventus veramente si trova lì con le mani legate, quindi magari un'offerta di 10 milioni di euro a fine mercato potrebbe in qualche modo, no, far scattare il via libera della Juventus, che dice magari mi libero di questo problema e non lo perdo a zero. In quel caso, Alessandro, magari risolveresti il problema sia dell'attacco, perché Chiesa comunque ha giocato questi anni con Allegri. Poi io ripeto, non ci basiamo su quello che abbiamo visto con Allegri, diamo nelle mani del demone del materiale, poi se ne occupa lui, quindi io da questo punto di vista sono tranquillo. Ma allo stesso tempo potresti avere anche un calciatore da poter schierare sulla destra, l'abbiamo visto in nazionale, cioè penso all'Inter, attrazione offensiva con Chiesa sulla destra, che arriva sul fondo, dribbla, salta l'uomo, quindi da quel punto di vista potrebbe, ecco, veramente essere il calciatore che andrebbe a colmare, secondo me, questi due buchi allo stesso tempo. Io una porticina aperta per Chiesa la tengo, non so Alessandro, tu magari che idea hai, se secondo te è veramente fattibile come opzione. Allora, Chiesa, io come ho detto a suo tempo, i contatti tra l'Inter e l'entourage di Chiesa risalgono a giugno, al mese di giugno, quando già, insomma, si era capito che con la Juventus la storia era finita, soprattutto con Thiago Motta. Me l'hanno confermata poi il 19 luglio per la precisione, e poi infatti è uscita tutta la ridda di voci del discorso di Inter, Chiesa, eccetera, eccetera. L'idea è quella, appunto, di ragionare sui parametri zero. Il primo nome è quello di Jonathan David per il prossimo anno, e c'è pure quello di Chiesa, ma è normale, cioè rientra nella normalità delle cose, chissà quanti altri ce ne sono e noi non lo sappiamo. Questi sono due magari più importanti dei quali siamo venuti a conoscenza, ma ce ne saranno tantissimi. Quindi questo rientra nella normalità delle cose. Per quanto riguarda l'occasione last minute, io sono d'accordo con te, non mi andrei ad arrischiare restando solo con quattro attaccanti. Mitterrand è il quinto. È chiaro che se il quinto è un Arnautovic che comunque è dentro al progetto, è ben voluto, e quando entra, al netto degli infortuni, tu vedi che comunque ha voglia, anzi talmente tanta che si intristisce. Se il quinto invece è Correa, che già è malvoluto, viene dall'esterno, viene fischiato, è mal sopportato, è uno che patisce l'ambiente e non gioca mai, resta fuori dalla lista UEFA, e lo metti magari 5 minuti in casa con l'Empoli che devi sbloccare, magari ti fanno autogol. Quindi anche lì diventa molto complicato, perché non è che ti tieni il quinto, però sai che è sano, te lo tieni, e sano a livello di psiche, non di senza andare a scomodare patologie, chiaramente, applicata al calcio, e anche 5 minuti ti dà il suo contributo. Correa, se si finisce di intristire, diventa veramente solo una zavorra, però no, se non ci sono alternative la vedo differente. Chiesa last minute alla partenza, appunto, di almeno di Correa, credo io, perché poi è vero, ti potrebbe diventare anche un'arma per allargare il campo sugli esterni, invece magari di mettere Dumfries o Carlos Augusto, metti Chiesa a destra, a sinistra, e chiaramente nell'uno contro uno diventi devastante. Sì. Vediamo, anche perché magari, Alessandro, se dovesse veramente arrivare Palacios, in quel caso magari potrebbe essere lo stesso Palacios, no, a finire fuori dalla lista UEFA. Cioè io immagino questo scenario qui, dal punto di vista proprio numerico, perché purtroppo bisogna giocare con incastri, no? L'Inter lo scorso anno aveva a centrocampo un elemento in più, no? Sensi o classe, in base a quello, appunto, che uno voleva vedere, se sono state fatte delle scelte precise. In questo preciso istante l'Inter, se dovesse, ecco, mantenere le 5 punte, potresti, quindi mi riferisco magari, no, a Chiesa, lo scenario Chiesa Arnautovic o Correa Arnautovic, inserire tutti e due, in quel modo magari tenere fuori un ragazzo del 2003 che comunque arriva dall'Argentina, che magari, sai, non sarebbe tutto sommato pronto, e lì, come dice Alessandro, comunque c'è copertura. Poi parliamo di Champions League, quindi tutto sommato sono almeno 8 partite quelle del girone, quindi secondo me magari si potrebbe prendere
in qualche modo il quinto attaccante inserirlo nella lista UEFA esclude magari Palacios, che arriva comunque così giovanissimo. Secondo me ci sono delle valutazioni in corso da parte dell'Inter, ma anche perché l'importante è che tu poi abbia comunque le rotazioni in generale in tutte le competizioni. Se poi uno resta fuori dalla Champions, amen. Vedremo. Poi non so quanto poi Inzaghi non si fidi subito di un calciatore 2003 che arriva comunque dall'Argentina, anche nelle rotazioni. Bastoni, come hai ricordato bene tu, ha detto serve un difensore perché giocheremo tanto, quindi poi dipende ovviamente dal mister. Abbiamo detto preferiva un profilo esperto da questo punto di vista, però ormai Octree pare abbia dato linee guida e l'Inter stia andando dritto su Palacios. Vedremo se no, ma anche perché Raff, non penso che dovesse mancare Bastoni, gioca sicuro Palacios. Manca Bastoni, lì ci vuole Carlos Augusto, e Palacios se lo tiene in panchina volendo, quindi non è che è uno a uno per forza obbligatorio. Infatti, quindi vedremo se ci saranno anche sviluppi nelle prossime ore. Quella di Palacio è comunque una trattativa calda, potrebbero esserci novità già nelle prossime ore, quindi restate collegati, sintonizzati su FCT News. Alessandro, io ti ringrazio, ti saluto, ci vediamo presto. Grazie a te, un saluto a tutti. Nei commenti ovviamente diteci voi cosa ne pensate sia di Genoa Inter, quali sono le vostre sensazioni oggi a distanza di 2 giorni dalla partita, e ovviamente anche su questi rumors di mercato, quale sarebbe secondo voi la miglior fine di questo calciomercato, qual è lo scenario migliore che vi augurate. Noi ci vediamo questo pomeriggio alle 19:00, non mi resta che lasciarvi con un calorosissimo sempre forza.